gara, questo big match era tanto sentito per la classifica, c'era da scrollarsi di dosso un avversario pericoloso per Lanzio Lavinio, anche per il CCP. Andiamo un po' ad analizzare con Falconetti una partita sotto molti punti di vista un po' strana. Ci sono state delle occasioni però non sfruttate a dovere, loro forse sono state più ciniche però sotto rete. Quello che io posso dire, avendo visto la partita, è che le nostre ragazze hanno fatto tutto quello che dovevano fare, tutto quello che abbiamo provato. Hanno tenuto un'ottima condizione atletica e il calcetto è fatto anche di occasioni. Sicuramente loro hanno saputo sfruttare meglio le occasioni che sono capitate. Comunque, complimenti sempre alle nostre ragazze per come hanno gestito comunque il match. Ecco, sapevamo, dicevamo che era una gara molto delicata, alla lunga però forse si è un po' risentito il carico, il lavoro fatto, il bel lavoro fatto durante le feste, perché il richiamo di preparazione andava assolutamente fatto, però forse nella parte finale si è un po' sentito, con delle ragazze hanno cominciato a sentire troppo la stanchezza. Sicuramente possiamo migliorare anche su questo, questo non c'è dubbio, il richiamo è stato fatto come noi credevamo più opportuno, Giusto, come noi credevamo più doveroso. opportuno. Ripeto, non nulla da ricriminare alle nostre ragazze, non ho niente da ricriminare. Allora, Mantese, questa è la vera sconfitta di questo campionato, considerando il fatto che quella ottenuta tempo addietro non ha valore in quanto ottenuta con una squadra che è fuori classifica. Però in ogni caso sicuramente questa fa un po' male, perché c'era forse un primato da difendere. Adesso ci sarà da correre con questa avversaria che ha preso un piccolo vantaggio. Questa è una partita importante molto in tutto il campionato, però hanno fatto una bella partita le mie compagne, dico loro perché ho giocato poco, ma è stata una perdita tosta, però ce ne prenderemo e ne recupereremo, sicuro. Ecco, quando si perde in questa maniera, sapendo che comunque si è lottata in mezzo al campo, che cos'è che dà veramente più fastidio? Perdere i 3 punti. Arrivare al gol tanto così e non farlo. Abbiamo avuto tante occasioni, ma non è entrata niente. Bene, con Falconetti andiamo con l'ultima battuta. La squadra l'ha vista molto bene, anche perché poi lui nel corso della settimana più volte sta insieme accanto al mister, quindi lavorano molto Assolutamente. assiduamente. Questa squadra che margini ha di miglioramento, e se ce ne sono dei miglioramenti, ben vengano comunque, almeno in questa seconda parte del campionato. Secondo me abbiamo ottimi margini di miglioramento, le ragazze hanno dimostrato di crescere, che stanno crescendo e dobbiamo ancora crescere, l'abbiamo dimostrato dall'inizio del campionato mantenendo un'ottima media punti. Ci tengo a precisare che il campionato è ancora lungo, questo è solamente per noi motivo di impegno Di e impegno. sicuramente è uno stimolo per noi, È per un il. punto di partenza, tutto sommato. Sì, Possiamo definirlo è così. semplicemente quello che succede nel calcio a 5, come in tutti gli sport. Si vince e si perde, per noi è solo un andare avanti. Già pensiamo alla prossima partita e insieme al mister Mauro Fontemaggi ci tengo a precisare che il campionato è lungo ancora. Noi siamo qui, sempre insieme alle ragazze, al grande mister, per fare il meglio. Bene, sempre sorridente comunque Falconetti, lo ringraziamo con Grazie a voi. Mantese. Lui l'ha detto, adesso a questo punto voi dovete soltanto dimostrarlo. Lui crede tantissimo, come crede il vostro mister. A questo punto chi è che deve crederci di più? Assolutamente noi, ma ci crediamo Il molto. team. Il team, la Siamo una squadra, squadra. siamo veramente una squadra, un gruppo e ci crediamo molto. È stato un piccolo toppo, ma recupereremo.